Ciao ragazzi, come promesso ecco il secondo video di giornata dove vado a raccontarvi quella che è la nuova voce per un attaccante che potrebbe arrivare alla Juventus. Dopo aver raccontato due nomi, un po' di esperienza come Dzeko e Suarez per il vice Vlahovic e aggiungo un terzo nome che è molto chiacchierato ultimamente, cioè quello di Arnautovic del Bologna, che per quanto mi riguarda per essere una riserva è un altro nome interessante, ma lì davanti ragazzi io sono convinto che la Juventus voglia valorizzare Vlahovic come acquisto di assoluto livello, come è stato fatto, no? A gennaio scorso, che sono stati investiti tanti soldini, e come riserva di Vlahovic non andrà a mettere chissà che cosa. Ma nel frattempo la Juventus dovrà cercare di ricostruire, non metterà chissà che cosa a livello di investimento, dovrà cercare di ricostruire però la Juventus un reparto offensivo che con l'addio di Dybala, l'addio di Bernardeschi, il probabile addio di Ken e il potenziale addio di Alvaro Morata, va a sgretolarsi per forza di cose, con un Federico Chiesa che deve tornare dall'infortunio, con un nome come quello di Kostic che può essere proprio in quella direzione lì, no? Un giocatore che possa sostituire anche Chiesa o eventualmente un altro esterno, come si era parlato di Di Maria. Dato che su Di Maria si è un pochino raffreddata la pista, la Juventus è andata su un altro nome ed è un nome che mi piace tanto e come avete già letto nel titolo corrisponde a quello di Gabriel Jesus del Manchester City. Ora voglio parlarvi un po' di questo giocatore che è sì molto conosciuto perché ormai è diversi anni che gioca in Premier League, diversi anni che gioca con Guardiola, diversi anni che gioca in Champions League, ma voglio raccontarvi del perché, per quanto mi riguarda, questo sarebbe davvero, decisamente, per caratteristiche tecniche, per investimento, per numeri e per quello che può dare in campo, l'acquisto ideale da fare. Io in questo momento vi dico che se dovesse esserci seriamente la possibilità di tesserare Gabriel Jesus, scendo di corsa dal carro Di Maria. Se c'è una concreta possibilità di tesserare il brasiliano piuttosto che Di Maria, mi fiondo alla grande sul brasiliano. Di Maria è un giocatore spettacolare, lo sappiamo, ma è un giocatore che avrà uno se non due anni al massimo se riusciamo a convincerlo di calcio ad alti livelli, perché poi vuole tornare in Argentina e allora preferisco di gran lunga investire su un classe 97 che mi può dare quel qualcosa in più. Ovviamente c'è da tirar fuori qualche soldino per il cartellino, cosa che non dovresti fare con Di Maria, però ragazzi stiamo parlando di un profilo veramente fantastico. Io apprezzo da tanto questo giocatore, ricordo di aver fatto anche l'ultimo anno di Allegri alcuni video qua sul canale in cui vi parlavo di quello che era la mia idea su Gabriel Jesus e mi è sempre sembrato un giocatore fantastico. Dato che non è il classico centravanti d'area di rigore e dato che quel ruolo lo prenderà Vlahovic, sono convinto che questo possa essere un giocatore in grado di giocare anche a supporto di una prima punta. Ma andiamo con calma, ho preparato qualche slide. La prima è la seguente, in cui vado a fare un riepilogo generale. Quindi, nato il 3 aprile 1997, nazionalità brasiliana, e questo è un punto debole se vogliamo, non tanto che sia brasiliano, ma che non abbia un passaporto europeo, comunitario, e sappiamo già che c'è successo di recente, proprio parlando di Suarez, che questa cosa ci è costata, però la Juventus ad oggi dovrebbe avere ancora uno slot extracomunitario disponibile, potrebbe liberarne un altro chiave mercato. Scadenza del contratto, attenzione qua, perché il 30 giugno 2023, quindi un solo anno, quindi il Manchester City o lo cede adesso o lo perde gratis tra un anno e tra sei mesi può già trattare qualsiasi squadra con questo giocatore, quindi questa potrebbe essere seriamente l'estate della cessione di Gabriel Jesus. Sponsor Adidas, io qua ve l'ho voluto sottolineare, non so quanto possa essere importante, però è lo stesso sponsor della Juventus, chissà che non possano mettere becco sotto questo punto di vista. Arriviamo al ruolo, perché Gabriel Jesus all'inizio giocava principalmente come attaccante centrale o come seconda punta in appoggio ad Aguero, è successo tante volte negli anni in cui hanno giocato insieme a Manchester, ma ad oggi anche alla destra e alla sinistra, un giocatore che viene utilizzato da Guardiola su tutto il fronte d'attacco. Come potete vedere può giocare in mezzo, può giocare sull'esterno, può giocare appunto insieme a Vlahovic eventualmente e ha un valore di mercato di circa 50 milioni di euro, non elevatissimo proprio per quello che dicevamo prima, al contratto in scadenza al 30 giugno 2023. Questo potrebbe essere seriamente un colpo importante della Juve che cerca un giocatore davvero determinante lì davanti e da inserire in un tridente con Chiesa e con Vlahovic. Beh, queste sono già statistiche molto molto interessanti, ma
direi di andare un po' più nel dettaglio e cercare di capire in Premier League in questa stagione che cosa ha fatto nello specifico. E quindi eccoci qui, ha giocato 13 partite da punta centrale, 5 gol e 4 assist, ha giocato 12 partite dalla destra, 3 gol e 5 assist, una partita dalla sinistra dove non ha messo a referto nessun bonus. Rendimento al Manchester City, 236 partite giocate, 95 gol, 46 assist. Stiamo parlando di un giocatore importante che ha segnato praticamente 100 gol con la maglia del Manchester City, mi pare in 6 anni di presenza all'interno della formazione. Un giocatore che alla Juventus potrebbe tornare molto comodo, dove alla Juve non avrebbe nemmeno appunto questo peso di dover realizzare lui gol. Un giocatore che sì, ha dei buoni numeri anche in questa stagione, non è andato male. Ricordiamoci che è inserito all'interno di un contesto come quello del Manchester, completamente differente rispetto a quello della Juventus per quello che viene espresso in campo. Alla Juve si fa più fatica a segnare e lo abbiamo visto, ma giocatori come Gabriel Jesus, un dribblomane anche, se vogliamo, un giocatore molto tecnico, molto veloce, anche rapidità di esecuzione. Mi ricordo il gol che ha fatto quest'anno con Real Madrid con quella palla che stava rimanendo lì tra Alaba, tra Eder Militao, e lui ha capito che il pallone sarebbe rimasto lì ed è riuscito a fare gol. Le partite di Champions del Real sono state tutte belle, non fa eccezione nemmeno quella tra City e Real. In seconda battuta voglio portarvi un heatmap di quella che è stata l'avventura di Gabriel Jesus in Premier League in questa stagione, e come potete vedere ha una grande presenza sulla fascia destra, proprio dove la Juve sta cercando un profilo, dove si sta trattando di Maria, dove si era fatto il nome di Berardi, dove si era fatto il nome di Zaniolo, si erano fatti tanti nomi. Gabriel Jesus quest'anno ha giocato principalmente lì, ma non solo, perché svaria per tutto il campo, per quello che abbiamo detto prima, può giocare a destra, a sinistra, in mezzo, non è un problema. Eppure è un giocatore che è abile a partire dall'esterno destro e a centrarsi per creare qualche potenziale occasione da gol per la Juve. Questa è l'heatmap soltanto della Premier League, vi mostro anche l'heatmap della Champions, dove ha giocato meno partite per forza di cose, perché il City poi è uscito proprio contro il Real, ma come potete vedere anche sul fronte sinistro la presenza di Gabriel Jesus c'è. Ragazzi, e allora cercherei di andare un po' più nello specifico e cercare di capire quanto ha reso in questa stagione Gabriel Jesus con la maglia del Manchester, considerando la Premier League, considerando la Champions League, considerando anche le coppe inglesi che ci sono state. E quindi eccoci qua, 41 presenze, 13 gol, 12 assist, 2570 minuti disputati. Vi ho evidenziato la Champions perché 8 partite, 4 gol, 1 assist in 352 minuti, beh, direi mica male. E voglio farvi vedere un po' quelle che sono le statistiche complessive di Gabriel Jesus in Champions League. Come potete vedere ha giocato 5 edizioni della Champions. C'è anche la Libertadores, consideriamo anche la Libertadores che aveva già giocato in Brasile. Sono 43 partite internazionali di Gabriel Jesus con i club, 24 gol e 5 assist, quindi sicuramente un giocatore che anche a quei livelli lì ha già giocato. Come potete vedere non un grandissimo goleador in queste competizioni, ma ribadisco, non è il classico attaccante che in Champions si fa 10-12 gol, a parte che chi è l'attaccante che in Champions si fa 10-12 gol, a parte Ronaldo nella Golden Age, Karim Benzema, magari quest'anno Lewandowski, Messi quando stava bene, insomma non sono così tanti. Sono statistiche comunque secondo me molto molto interessanti, anche se il City purtroppo non è mai andato fino in fondo alla competizione se non nella penultima finale disputata, dove è caduto di fronte al Chelsea di Thomas Tuchel, un derby inglese vinto poi dai Blues. E vorrei fare un confronto con questi numeri che abbiamo visto, parallelo a quello che è il nostro attaccante più di riferimento in campo europeo, cioè Alvaro Morata, quello che comunque bene o male ha giocato più partite in Europa, in Champions, in Europa League, con i mondiali pre-club, con le supercoppe. Quindi eccovi qua, come potete vedere questi sono i numeri di Morata. Abbiamo visto che Gabriel Jesus ha segnato 24 gol in 43 partite in totale. Morata, che è quello che tra l'altro ci ha portato alla finale di Berlino nel primo anno di Allegri, ne ha segnati 25 in 74, considerando anche appunto Europa League, mondiali per club, supercoppe europee. Però Morata ha giocato quasi il doppio dei minuti di Gabriel Jesus e ha fatto bene o male gli stessi gol e il doppio degli assist. Quindi stiamo parlando di due calciatori che sotto questo punto di vista potrebbero avere una cosa in comune. E un'altra cosa in comune io la metto sul piatto dicendo che se la Juventus è disposta a investire su Gabriel Jesus, per quanto mi riguarda viene da sé che non sarà poi non sarà interessata ad investire anche nel cartino di Alvaro Morata. Morata 92, Gabriel Jesus è un 97
E capisco che sia molto più logico investire su un profilo di 5 anni più giovane, penso che sia il corso naturale degli eventi. La mia politica è questa: se ci sono giocatori comunque che hanno un certo palmarès, che hanno ancora voglia di giocare e soprattutto che sono ancora forti, se ci sono delle grandi condizioni economiche per prenderli, e cioè non si paga il cartellino e c'è il decreto crescita per l'ingaggio, non ci sono problemi. Se bisogna calciare i soldi per il cartellino, quelli come Morata sulla trentina, non se ne parla nemmeno. E allora cerchiamo di capire anche quelli che sono gli infortuni di Gabriel Jesus, perché è una cosa che alla Juventus importa tanto, no? E sotto questo punto di vista andiamo veramente bene. Guardate qua, dal 2020-2021, bene o male, non ci sono state partite perse, e due le ha perse per Covid, quindi non è nemmeno un infortunio. Poi sappiamo che quando vengono alla Juve cambia tutto, si fanno male subito, però iniziare a prendere giocatori clinicamente a posto non mi sembra assolutamente male. E in tutto questo io lo so già che c'è il commento qui sotto del ragazzo o della ragazza che mi ha scritto: sì, però lo stipendio. E io a quel commento risponderò con il timestamp di questo istante, perché anch'io pensavo prendesse molto, adesso a parte gli scherzi, invece sono andato a documentarmi e ho visto che questi sono gli stipendi del Manchester City, e Gabriel Jesus in realtà non percepisce così tanto. Siamo circa 5 milioni di sterline per un giocatore di questo calibro, direi assolutamente non male, con eventualmente anche il decreto crescita, poiché il calciatore ha giocato fuori dall'Italia nelle ultime due stagioni, la Juventus potrebbe veramente pagare pochissimo di ingaggio. Quindi stiamo parlando di un calciatore che ha un ultimo anno di contratto con il Manchester City, ha uno stipendio ancora relativamente basso, ha tanta esperienza europea e soprattutto può essere determinante in chiave tattica. E vi dico anche perché: ricorderete uno dei miei dubbi su Di Maria, e cioè, studiando tutti 4-3-3 che aveva preparato Allegri, ci ho fatto un video approfondito su questa cosa, si notava che fosse necessario avere a destra un giocatore in grado di abbassarsi in fase di non possesso, e quindi non mi aspettavo un Di Maria che andava a fare tutta la fascia, e me lo immaginavo più a sinistra con Chiesa a destra disposto ad abbassarsi. Gabriel Jesus, essendo abile a giocare sia a destra che a sinistra, potrebbe essere il giocatore perfetto e andare a ricoprire quel ruolo che Allegri ha utilizzato per Mandzukic, per Morata e per tanti altri calciatori, Cristiano Ronaldo stesso, nel corso degli anni per il 4-3-3. Quindi in fase di possesso, in fase offensiva, la Juventus potrebbe disporsi così. Che tra l'altro, ragazzi, questa è la rosa della Juve con solo Pogba e Gabriel Jesus. Ora, a sinistra, basso, sapete che c'è sempre l'ome di Udogi. Oggi ci dovrebbe essere stato un incontro tra Udogi e la dirigenza dell'Inter. Spero proprio che non vadano a trattare fino in fondo, perché quel giocatore lì mi sembra molto interessante. Beh, questi sono altri discorsi che, di cui parleremo magari più avanti, però questo è il 4-3-3 con Gabriel Jesus a sinistra, Chiesa a destra e Vlahovic in mezzo. E in fase di non possesso palla sarebbe semplicissimo, perché Pogba andrebbe ad allargarsi come ha sempre fatto con la Juventus di Allegri, Chiesa andrebbe a fare il quarto a centrocampo, Vlahovic e Gabriel Jesus rimarrebbero là davanti. Poi eventualmente ci potrà essere anche la partita in cui giocheremo con il 4-2-3-1, e quindi magari non ci sarà Pogba a sinistra per la fase di non possesso e rimarremo con il 4-2-3-1 in tutte e due le fasi. Allora magari Kostic in quella porzione di campo, Kostic da una parte, Chiesa dall'altra, Gabriel Jesus dietro Vlahovic e Dujan là davanti a fare reparto con due centrocampisti a supporto. Insomma, andremo ad avere diverse opzioni, perché è un giocatore malleabile, un giocatore duttile, Gabriel Jesus, che rende bene un po' dappertutto e soprattutto è un giocatore in grado di darti uno strappo di fantasia, di velocità, di tecnica, e noi un calciatore del genere in rosa non ce l'abbiamo. Quindi sì, oggi vi dico, se c'è la possibilità di non riscattare Morata e non andare su Di Maria per prendere Gabriel Jesus, firmo, assolutamente. Morata fuori e Di Maria fuori, ed eventualmente anche Moise Kean fuori, per Gabriel Jesus, Kostic, ed eventualmente, non lo so, un vice Vlahovic, che può essere benissimo Dzeko, Suarez o Arnautovic, sceglietelo voi, lo faccio. Faccio questa sostituzione, poi dovremo prendere probabilmente un altro giocatore offensivo per sostituire Dybala Bernardeschi, ma lì potrebbe benissimo essere Sulé, con Cuadrado che potrebbe fare comunque anche l'esterno anche lui. Andreste a formare un reparto offensivo con diversi nomi, tra l'altro al di là del vice Vlahovic, in caso proprio di necessità estrema, Gabriel Jesus ti può fare anche l'attaccante, quindi non sarebbe un problema. Gabriel Jesus sarebbe veramente un titolare nella Juve, credo che un giocatore del genere in Serie A potrebbe veramente fare i disastri. Quindi io voto il partito di Gabriel Jesus.
perché è un giocatore interessantissimo che secondo me alla Juventus andrebbe a colmare tutti i dubbi e i limiti che ci stiamo portando dietro da un po' di tempo a questa parte. Andrebbe anche, se vogliamo, tra virgolette, a sostituire Dybala, quel giocatore, quel collante di fantasia che ad oggi ci manca. Quindi sì, assolutamente sì, velocità, imprevedibilità e ancora freschezza. Non stiamo parlando di un giocatore giovane, perché 97 ad oggi non sono i giovani, però vuol dire che c'è ancora 5-6 anni prima dei 30 e che te li puoi godere al massimo. Poi, se c'è la possibilità di prenderlo a un ingaggio non altissimo, perché non prendo un grande ingaggio, con il cartellino che potrebbe costare non tantissimo per via della scadenza. Ragazzi, secondo me questo è un colpo da non farsi scappare. Voglio sapere da voi se votate insieme a me il partito Gabriel Jesus. Per me è un grande sì.